Benvenuti amici telespettatori a questo appuntamento con Viaggio in Abruzzo. Quest'oggi vi forniremo un approfondimento su una delle più apprezzabili località balneari della costa dei Trabocchi, Fossa Cesia, in provincia di Chieti. E lo faremo proprio attraverso la sua storia, attraverso la sua cultura, attraverso le bellezze naturalistiche. E quindi vi invitiamo a seguire con noi questa puntata di Viaggio in Abruzzo. Ed eccoci proprio sul litorale di Fossa Cesia. Noi ci troviamo proprio su un trabocco, quindi su queste strutture che caratterizzano le bellezze naturalistiche di questa zona. E siamo in compagnia oggi di Anna Verì, la proprietaria di questo trabocco che appunto è proprio sotto i nostri piedi. Allora Anna, intanto benvenuta, anzi sei tu che ci ospiti in questo bellissimo trabocco che quanti anni ha ufficialmente? A quanto risale? Allora, questo trabocco, la storia di questo trabocco e anche della costa dei Trabocchi comincia dagli anni 20 più o meno, quando mio bisnonno aveva costruito questi trabocchi come, diciamo, supporto per la pesca, e quindi era proprio un mezzo per sfamare le proprie famiglie. Quindi era la nostra anticamente una famiglia di pescatori, e quindi hanno costruito queste strutture per pescare, l'attività principale. Ovviamente prima queste strutture erano molto più esili di come le vedete oggi, infatti negli anni questo trabocco ha avuto una mareggiata che poi verso gli anni 80 è stato ricostruito. È stato ricostruito da mio nonno e quindi e oggi praticamente mio padre è proprietario, e quindi adesso ci sono io. Quindi questo trabocco è stato tramandato da generazioni in generazioni dagli anni 20 a oggi, quindi è proprio una storia secolare, possiamo dire. Ecco, quindi il trabocco nasce con l'intento di, appunto come hai detto tu, di sfamare la cittadinanza attraverso quello che ovviamente viene dal mare, quindi proprio attraverso la pesca. E quindi con queste strutture che tu ci dicevi sono attualmente anche costruite in maniera abbastanza, sembra diciamo in maniera semplice, ma in realtà anche abbastanza articolata. Come venivano costruite, Anna? Sì, esatto, il traboccante, che praticamente è la figura principe del trabocco, che è colui che è il pescatore, solo lui in realtà sa la tecnica costruttiva della struttura, che è abbastanza complessa. Come potete vedere, si tratta di un intreccio di pali dove c'è sempre un palo portante appoggiato su uno scoglio o direttamente sulla sabbia, dove la quale va a toccare il fondo massimo e dove trova la stabilità. Quindi c'è questo palo portante alla quale sono appoggiati due pali che vanno a formare questo intreccio. Questo intreccio viene ripetuto per tutta la struttura e crea una rete di pali sempre intrecciati, che formano sempre delle X. E questo crea proprio le fondamenta sulla quale si regge tutta la struttura. Where was I?
Ecco, so tra l'altro che questo trabocco in particolare, quello di famiglia, no? Della tua famiglia, della famiglia Verì, insomma è davvero antichissimo, come tu stessa hai detto, quindi dal bisnonno che poi l'ha appunto passato al nonno e adesso addirittura ce l'hai tu. Quali sono i progetti per questo trabocco? Come appunto vivete questo genere di turismo anche in prospettiva appunto di valorizzare quelle che sono le strutture come queste, caratteristiche appunto di questo di questa zona? Sì, sì, il trabocco è stato tramandato, come dicevo prima, dal mio bisnonno a mio nonno e adesso ce l'abbiamo noi, la famiglia Verì, con mio padre, io, mia madre e mia sorella. Siamo una famiglia che appunto portiamo avanti questa struttura con l'intento proprio di portare avanti il trabocco, di non far morire il ricordo e di farlo conoscere a più persone possibili tramite la cucina. Infatti mia madre sta in cucina, è lei che prepara i piatti tipici e l'intento è proprio appunto negli anni è nato un ristorante vero e proprio sui trabocchi. Noi siamo stati i primi a cominciare un po' per gioco, poi in realtà abbiamo scoperto che era veramente un mezzo per portare i trabocchi in tutta Italia e perché no nel mondo. Ecco, sicuramente è una bella attrattiva turistica, quindi presto quello che adesso è in manutenzione diventerà un bel ristorante, quello che poi è legato anche al vostro Lido che attualmente appunto fa ricettività turistica e insomma in qualche modo portare avanti la tradizione anche attraverso queste strutture splendide. Un'altra curiosità, come mai veniva costruito con questa passerella a distanza, quindi un po' più nel mare? Sì, allora i trabocchi come vedete hanno tutti una caratteristica principale che è quella di avere una passerella più o meno lunga, diciamo sono più o meno 100 metri che ci portano fino a qui e come potete vedere i trabocchi nascono nei golfi dove appunto sono i posti più riparati dal mare. Questo permetteva ai pescatori di arrivare in un punto strategico per avere una pesca più fruttuosa possibile. Esatto, alle nostre spalle, come sicuramente i nostri telespettatori staranno vedendo, ci sono altri trabocchi. Quanti ce ne sono su questa costa che caratterizza appunto il comune di Fossa Cesia? Allora, i trabocchi che fanno parte della famiglia Verì, proprio che mio bisnonno ha tramandato negli anni a noi, partono il primo parte da Fossa Cesia e arrivano fino a Rocca San Giovanni, ne sono sette, se non sbaglio sono sette e siamo praticamente tutti parenti qui perché in comune abbiamo appunto questa fortuna di aver avuto una famiglia di pescatori che ha costruito queste bellezze che oggi noi il nostro compito è di valorizzare. Bene, una bella eredità per Anna Verì e naturalmente per tutta la sua famiglia che gestisce queste strutture meravigliose, simbolo di questa costa. Bene, grazie, a tra poco con un altro ospite.